ragazzi, stamattina, sabato, siamo partiti presto per andare a Colico e oggi proviamo a fare il sentiero Valtellina. Che non ho mai fatto, deve essere molto bello. E sono circa 115 km da Colico fino a Bormio. I primi 5-6 km dovrebbero essere gravel, sterrati, strada bianca insomma, e poi dovrebbe essere tutto asfalto, tra l'altro abbastanza nuovo, quindi bello liscio. Volevo venire con la gravel, ma onestamente ero un po' stufo di pedalare sulla gravel, mi mancava la mountain bike, per cui ho caricato dietro nel baule per non stare a montare il portabici, che tanto ci metto un secondo a caricarla in macchina. Ho caricato la mountain bike e niente, adesso vediamo. L'idea è quella di arrivare a Tirano, proseguire dove poi sostanzialmente inizia la salita, tra virgolette. Sono una 40 km se non sbaglio da Tirano a 35 a Bormio, dove c'è un 700-800 metri di dislivello, e poi da Bormio però bisogna per forza tornare indietro a Tirano, perché il treno arriva a Tirano, c'è un treno ogni ora più o meno. Dovrebbero essere circa 150 km. Ok, a dopo, ciao. Ragazzi, che meraviglia! Non sono ancora ufficialmente sul percorso del sentiero Valtellina, però sulla ciclabile e il paesaggio è incredibile. Si preannuncia una giornata molto calda, anche se adesso l'aria è frizzantina, e vediamo. Ecco qua l'inizio, 113 chilometri a Bormio, ci siamo. Questo è l'inizio ufficiale del sentiero Valtellina. Molto bello, bene. Perfetto per le grave, è proprio il percorso ideale, un po' di brecciolino e poi tutto asfalto, ma come detto prima non ne potevo più, avevo voglia di riprendere in mano la mountain bike, per cui eccolo qua.
Ecco qua, come detto, dopo circa 5 km di sterrato inizia l'asfalto. Allora, i panorami sono meravigliosi, mozzafiato, chiaramente totalmente diversi da quelli della Toscana. Qua stiamo parlando di Alpi, abbiamo montagne qui che arrivano a 3000 metri o poco meno, per cui che bello. Ragazzi, top, c'è anche, ci sono anche distributori di acqua fredda, ambiente e gassata, spettacolo. E poco indietro c'è una pump track veramente veramente figa. Guardate qua che spettacolo, non so se si riesce a vedere, ma è bella 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 grande. Volevo saltare dentro a fare un giro, ma mi riservo di venirci in un altro momento, perché oggi voglio finire questo giro, che devo dire la verità, sarà che mi sono abituato bene con la Toscana, però sarà anche che conosco molto bene questi ambienti, perché li ho sempre frequentati, abito qua a due passi. Però, dicevo, mi sembra un pochettino noioso, diciamo, qua è tutto asfalto, c'è anche un vento contrario fastidiosissimo. Però ragazzi, panorami, vediamo se riesco a farvelo vedere. Bello. Però purtroppo da Talamona fino a, insomma, per un 3-4 km c'è da fare la strada, penso che sia la statale, quindi abbastanza pericolosa e brutta, però poi si torna subito sull'argine.
Eccoci, dopo essermi rifocillato con un bel tè freddo, un panino, prosciutto e mozzarella, si riparte, sono poco più della metà, un paio di chilometri oltre la metà, e via. Il clima è ancora ottimo, si sta bene, caldo, ma non troppo, all'ombra si sta bene. È diventato un bel torrentone, ma non è più quel fiume grosso di prima. Forse anche per questo che mi piace di più qua. Inizia a far caldo, ormai sono a 30 km da Bormio, sono le 11:46, dovrei arrivare penso nel giro di un'oretta e mezza, le tre quarti, poi mangio un boccone e scendo veloce. Entrando nella valle, che bello qua, è bello, comincia
comincia a essere proprio l'ambiente tipico alpino, anche se siamo bassi, perché non so, ma abbiamo 500 metri, 700, non lo so. Meraviglia, non so se riuscite a vedere quella chiesa, abbazia lì su quella rocca. E poi mi piacciono un sacco tutti questi ponti, bellissimo. E qua finalmente siamo veramente nella vegetazione, nella natura tipicamente alpina. Bello, bello, bello. Siamo addirittura all'arrivo, mancano 13 km a Bormio, la temperatura inizia a essere calda, nonostante stiamo salendo un pochino di quota, panorami meraviglia, meraviglia. Mancano 10 km, centinaia di metri di dislivello e niente, meraviglia. Qua è veramente, veramente bello. Sarei quasi dell'idea, per quanto mi riguarda, ovviamente opinione mia personalissima, che sia quasi più, abbia quasi più senso arrivare a Tirano in treno, salire a Bormio e ritornare giù a Tirano, perché quest'ultimo pezzo qua secondo me è veramente quello più bello di tutti, veramente molto bello. Un attimo, ok, ormai siamo arrivati a Bormio, adesso non so come finisca ufficialmente il percorso, comunque diciamo che l'obiettivo adesso è cercare un bar, qualcosa per mangiare un panino
adesso il cartello dell'ultimo chilometro, per cui siamo veramente arrivati e niente, lo spettacolo è meraviglioso. Fa qualcuno contro il guardrail. Ecco qua, questo è lo spettacolo che c'è a Bormio. C'è un cielo oggi tra l'altro che è meraviglioso. Eccoci, allora mi sono mangiato un panino, ho bevuto una birretta e ho scoperto che domani c'è la Gran Fondo dello Stelvio, quindi mi sono fatto un bel giro nei vari stand, c'era anche lo stand della Garmin, mi hanno dato un paio di gadget, uno scaldacollo e una borraccia, e quindi alla grande, adesso rientro a Tirano velocissimo, prendo il treno e torno a casa. Ciao! Allora, sono appena ripartito per rientrare a Tirano, accendo comunque la telecamera perché chiaramente il panorama andando in giù è tutto un altro. Vento contrario ha rotto, all'andata ce l'avevo contro, al ritorno ce l'ho contro, che bello. Allora sono alla stazione di Tirano, di corsa per prendere il treno delle 4 e mi hanno lasciato giù dal treno perché quello delle 4 non poteva portare le bici, non si potevano caricare le bici, allora sono andato a mangiare ancora qualcosina e aspettando il treno delle 5. Adesso salgo e basta. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al mio canale, mettete un like e alla prossima.